perché questa cosa mi preoccupa, però mi preoccupa perché se loro non fanno neanche finta di dare una logica a quello che c'è dietro, la sfacciataggine, l'arroganza mi preoccupa molto, non fanno neanche finta di dare delle motivazioni plausibili. Loro, e questo è molto preoccupante. Le abbiamo detto noi quali sono. Quindi questa cosa di dire, questa estrema facilità, le motivazioni letta dal punto sono, di vista nostro, mi preoccupa molto, perché non fanno finta neanche di nascondere niente. È in questo, proprio perché non ci sono motivazioni industriali dietro questa cosa, né dietro questo né dietro le altre. Ma non ne costruiscono neanche di finte. Si preoccupano. Allora, ti nascondi, noi, capito? Sì. Noi abbiamo discusso con questa azienda in questi anni 3, 4, 5, 10 piani industriali. Piani industriali che vengono regolarmente smentiti e ribaltati ogni 6 mesi. Ma quella è una discussione sul piano industriale. Noi oggi dobbiamo assolutamente dire che Telecom è un'azienda che è retta da gente che o per volontà o per incapacità o perché deve rendere conto a potentati finanziari i più diversi, oggi è un'azienda che non è in grado di fare niente se non scaricare i costi sul lavoratore. Questa è la realtà cruda con cui ci misuriamo oggi. Se la verità è questa, noi dobbiamo assolutamente dire anche a chi sta sopra Telecom, in questo caso è il governo, è i ministeri competenti, che loro non possono continuamente essere latitanti. Dalla padella nella brega. No, ma la latitanza, perché guardate, qui non è un problema di un governo amico o di un governo non amico, perché in tutti gli altri paesi, in Germania, in Francia, in Inghilterra, le telecomunicazioni, lo sviluppo della rete sono una cosa che tratta in prima persona il governo, che finanzia il governo. Noi invece o spendiamo i soldi nelle cose faraoniche come il ponte di Messina, che tanto sarà il ponte di Messina, o facciamo cose che non servono assolutamente a niente. Noi in Parlamento discutiamo di conflitto di interessi e quando discutiamo del mondo del lavoro, così ce la diciamo tutta, discutiamo di attacco all'articolo 18, di possibilità di licenziare, discutiamo di modifica alla legge sulla sicurezza nel mondo del lavoro, per cui tutto viene depenalizzato, discutiamo sul fatto che i diritti diventano sempre più i diritti delle aziende anziché i diritti di chi vive il proprio mondo del lavoro. E questo è quello che fa il governo, questa cosa qui. E noi dobbiamo assolutamente chiamare in causa il Ministero, ma non solo per gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo fatto un accordo col Ministero che riguarda i lavoratori della Directory Assistant, in particolar modo con 12 così, sugli ammortizzatori sociali, con i contratti di solidarietà. Noi abbiamo fatto degli accordi che prevedono la mobilità, però questi sono gli strumenti per gestire le cose che vanno male. Noi abbiamo bisogno che il Ministero, che il Governo dica la sua per fare andare in avanti questa azienda, se no questa azienda qui non la si salva, non la salva nessuno, tantomeno io non sono appassionato, lo dicevo a un collega che mi faceva vedere una lettera prima, io non sono appassionato né di questo manager né di quest'altro manager, ci sono dei manager che sicuramente hanno dato all'azienda una continuità industriale importante e che infatti adesso se ne sono anche andati, però io non mi sento di schierarmi né nel partito di uno né nel partito degli altri, né con i capitani coraggiosi di un tempo né con i grandi, con chi voleva, ha usato Telecom per il trampolino di lancio verso sedi confindustriali più alte, né chi dice, io ho visto l'altra sera alla 7 la televisione in cui Bernabé faceva vedere quali erano i suoi pericoli già 10 anni fa, però da 10 anni fa adesso le cose sono estremamente cambiate, le risposte devono essere diverse. Noi non possiamo ad esempio consentire che Telecom esca completamente dai mercati internazionali, non si regge su un mercato come questo qui, ormai il mercato dei telefonini è saturo, ormai il mercato dell'alto valore aggiunto, se non c'è la larga banda, la rete di nuova generazione che arrivi veramente dappertutto, è una cosa che sta solo sulla carta. Lo stesso mercato delle telecomunicazioni è una cosa che non decollerà mai. Telecom non è un'aziendina per cui si può dire
sta solo sulla parte commerciale, sta su un'economia di nicchia. Telecom è un asset strategico dell'economia italiana, il settore è un settore strategico, quindi il governo non può dire io sono perché le aziende si sviluppano da solo. Questo non è capitalismo, che al di là delle concezioni che uno ha del capitalismo può anche essere un modo per gestire una società. Questo è disinteresse, questo è veramente voler mandare tutto a capitombolo, cioè, è veramente una latitanza insopportabile. Quindi il terreno di scontro è questo. Adesso mi fermo perché so fanno più è tutto. Ci vediamo nelle assemblee di questa settimana qua, il venerdì 23 c'è lo sciopero, guardate. Non è impossibile, sì, dal 21 al 25, martedì, sì, è in quella settimana lì, adesso stiamo aspettando, il Nazionale sta chiedendo alla commissione di garanzia tutti i permessi, ci sono tutti. Venerdì non è venerdì. Vabbè, martedì, infatti è martedì. No, marzo. È l'ultimo giorno utile prima della pausa delle elezioni, perché poi la cosa delle elezioni sospende tutte le manifestazioni. Però guardate, quello che dovete dire ai colleghi è che i primi che guardano quanti siamo è l'azienda, e se noi all'azienda ci presentiamo come ci siamo presentati ieri, forte di assemblee che sono riuscite, quella che abbiamo fatto settimana scorsa, forte di argomentazioni forti, noi qualcosa possiamo fare. Io non sono uno di quelli che dice tanto è tutto scritto, tanto lo scenario è questo, troppe persone parlano, ecco molti, Gianfranco che è il nazionale ci spiegherà anche questa cosa dello sciopero del 23 e la presa di posizione, però la cosa più importante è che noi siamo in grado di far partecipare e di far riuscire le iniziative che facciamo. Le assemblee sono riuscite, il presidio di oggi è riuscito, perché per la giornata che è comunque riuscito. Stiamo mettendo in campo tutta la nostra forza, e però abbiamo bisogno anche, oltre che dell'intelligenza di tutti, anche della presenza numerica. Senti, questo è per te, è fresco stampato, quindi siccome non state in ufficio nessuno ve lo può girare, fatelo girare, non sono euro, portate 50 copie, ma sono già andate via. Comunque, dice brevemente quello che è successo ieri. Vabbè, leggetelo un attimo che... Credo che dammelo sia un po' che facciamo una chiacchiera. Così ti evito la confusione. Poi guardate, se ci riusciamo ci facciamo. Però posso tornare un attimo in ufficio a farne altre copie, vediamo insomma quello che. Se ce lo fai in elettronico lo distribuiamo. In elettronico già ce l'avete. Perfetto. Almeno quello che mandiamo via noi già ce l'avete. Bravo, un piano.